La correlazione tra l'amianto e l'insorgere di patologie tumorali è ormai una verità dimostrata. Cala il gelo tra gli abitanti di Borgo Ferrovia quando il professore Antonio Giordano, un luminare universalmente riconosciuto nel campo dell'oncologia, afferma una certezza che una parte della comunità scientifica rifiuta. L'illustre medico è stato ospite di un'assemblea che si è tenuta presso la chiesa di Santa Chiara. Il professore usa parole durissime. All'isochimica c'è stato uno dei più grandi sversamenti di amianto mai fatti in Europa, grazie alla collusione di politici, imprenditori e medici. Al tavolo dei relatori ci sono anche il sindaco Foti, il vice sindaco La Verde e l'assessore Ruberto. In Campania, ha aggiunto Giordano, non c'è solo la terra dei fuochi. In questa regione la terza causa di malattia è rappresentata dall'inquinamento ambientale. Il problema principale è rappresentato anche dalla mancanza di prevenzione e dalla lentezza nel mettere in campo le bonifiche. Io vivo da 27 anni in America e il mio unico ruolo è stato quello di portare avanti un programma di ricerca indipendentemente dalle influenze politiche. E questo programma di ricerca ha fatto venire fuori una verità scientifica che ha dimostrato che esiste un aumento di tumore, specialmente della mammella, con aumento di tumore di donne sotto i 40 anni, tra i 25 e i 30 anni, che è un'età pre-screening. Quello che la politica ha fatto, quella politica fa, quello che la politica farà, rimane per me un grande mistero che ancora dopo tanti anni io non sono riuscito a comprendere. Qual è realmente la strategia di questi uomini e quale sarà la strategia di questi uomini? I tre grandi killer quali sono? L'ambiente, quindi gli insulti ambientali che noi riceviamo, gli stili di vita chiaramente e il fumo di sigaretta. Tutti e tre hanno un ruolo negativo per la salute umana, ma in Campania sempre di più la percentuale o il killer più pericoloso è proprio il problema ambientale. Ma per gli abitanti di Borgo Ferrovia le cattive notizie non vengono mai da sole. Una nuova tegola arriva dal sindaco Foti quando comunica alla platea che non solo mancano i fondi del governo per la bonifica, ma anche quelli promessi dalla regione Campania. Con un fax, Palazzo Santa Lucia ha infatti comunicato che la richiesta di finanziamento non potrà essere accolta perché l'intervento non è coerente con l'obiettivo dei fondi comunitari 2007-2013. Ora l'unica speranza resta la programmazione 2014-2020. La regione, dice il sindaco con amarezza, ha il dovere di trovare questi soldi.